casualmente rispetto a essere notte, io ho deciso di fare una lunga immersione iniziata nel quarantennale della Monte di Moro sulle sue carte, cioè di tirare fuori queste carte su cui hanno speso molto tempo un piccolo nucleo ostinato di storici, ma che la maggior parte della comunità non conosce e tuttora conosce poco. Cioè, cosa ha scritto Moro per 55 giorni? Per centinaia di metri, con un testo incredibile che dovrebbe essere studiato in tutte le scuole, in tutte le università, che è il Memoriale Moro. Ho iniziato questo lungo viaggio, che continuo ancora, adesso sarò a Genova ad aprire le conferenze che ho studiato, e è durato 4 anni, e io non sapevo che altro stava preparando questo lavoro. L'ho scoperto quando sono andato in scena nel 19, cioè dopo la prima lettura pubblica, e Marco non sapeva che stavo facendo questo lavoro. Quindi poi Marco, che è uno dei registi che da sempre frequenta i teatri, questo è un altro grande, diciamo, un'altra cosa positiva, perché succedono anche cose positive, diciamo. Una di queste è che c'è sempre stata per tanti anni una stupidissima separazione delle carriere come se si stesse, anche gli attori di cinema, gli attori di teatro, qui non sanno fare l'uno nell'altro, ma la televisione, cioè tutte queste frescacce che fino a 30-40 anni fa non esistevano, Roberto Sordo, Vittorio De Masi, Antonio, cioè passavano tutti dalla rivista, dallo spettacolo, dalla tragedia greca, poi la sera stavano i grandi sceneggiati televisivi, non esisteva questa cosa. E poi è iniziata un po' negli anni 80, 90. Quindi, e questo ha fatto sì che molti registi di cinema per tanti anni non mettessero piede in teatro. Cioè, se tu provavi a visitare un regista e ti guardi uno spettacolo, la domanda nell'80% dei casi è quanto dura. Ma senti, ma che testo è? Come lo recitate? Cioè, così in teatro, no? Ancora non si aggrappasse alle lenti, nel senso, i contorni, eccetera. E poi a un certo punto, Marco è sempre stato insieme a gli italiani, sono i cosi che venivano sempre dal teatro. Invece, quello che sta succedendo in 10-15 anni, questo credo che sia anche un merito un po' della nostra generazione, è aver dimostrato che il teatro soltanto una delle cose più belle del mondo, diciamo, proprio molto, cioè penso il teatro sia una delle cose, una delle fonti di luce proprio del genere umano del mondo, ma che sia soprattutto una cosa, cioè mischiare e continuare a attingere da una parte e dall'altra porta soltanto salute. E allora, infatti, avevo molto parentesi rispetto a Tommaso, sono stato fortunato per questo, perché sono arrivato all'appuntamento con Marco Bellocchio con un percorso. Questo mi ha dato la possibilità, forse, credo, di arrivarci in uno stato di abbandono, che è quella cosa che gli interpreti ricercano disperatamente, non raggiungono quasi mai in un istante, perché cioè 20 secondi in un film cui ti vedi e dici, ecco, lì sono abbandonato, sono arreso. Tutto il resto, vedi, soprattutto tu che l'hai fatto, quello che avresti dovuto fare, tutto il fallimento del tuo lavoro, tutti gli inciampi, tutto quello che tenti in qualche modo, perché poi siamo degli artigiani, capito, che fanno gli schizzi, fanno delle cose, però purtroppo il cinema c'ha questa condanna che non lo puoi buttare via. Cioè, il teatro sì. Teatro, se tu una replica non sei felice e senti che il tuo corpo non ha risposto, che non ti sei abbandonato, dici domani sera cinema c'è questa condanna, quello che hai fatto quel giorno rimarrà inerte. No. E allora concludo, sono arrivato con questa grande fortuna di incontrare uno dei più grandi registi del mondo, un personaggio meraviglioso, in uno stato in cui molto spesso, devo dire quasi sempre, mi sono abbandonato, cioè non ho pensato più a niente, non c'era più la costruzione e la costruzione,
Grazie.